Allenamento che si va a completare, favorita la scuderia George W. Gar Messegar, ma 3.49 la loro quota. Artepiano Matrix B, stacco della macchina con Opal Brown che dall'esterno incontra l'opposizione di Messegar. Poi George W. Gar di dentro, che galoppa, finendo a tabellone. 13.6 il lancio sponda Opal Brown su Messegar. In terza posizione Oceano del Rio, precede OK Mary, poi Olympia Vale. Via via tutti gli altri. Primi 400 metri completati in 29.3 da parte di Opal Brown, che guida davanti alle tribune. Nella sua scia Messegar, precede Oceano del Rio, risale al largo Olympia Vale in anticipo su Is Nothing dopo 600 metri in 44.8. Is Nothing prova a parcheggiare la seconda pariglia esterna alle spalle di Olympia Vale. Operazione che riesce, mentre Messegar con una mezza ruota non si lascia coprire quando si va al mezzo miglio iniziale in 1:09. Opal Brown si è permesso un parziale di tranquillità in 16 secco alle sue spalle Messegar. Poi al largo Olympia Vale in terza posizione di dentro Oceano del Rio al completamento del chilometro in 1:16.3. 500 alla conclusione con Opal Brown battistrada, Messegar alle sue spalle, poi Oceano del Rio per buchi anche OK Mary in mezzo alla pista Onyx Match. Sull'accelerazione imposta in avanti Opal Brown che spara 14.3, 1:37.002, si affaccia Messegar a 2.50 la conclusione, si va a proporre sul leader Oceano del Rio che anticipa Onyx Match. Quando i cavalli entrano addirittura Opal Brown in evidenza nei confronti di Messegar e Oceano del Rio, lo scatto di Messegar, attacca anche Oceano, il palo si avvicina, Messegar prevale su Oceano del Rio che è sul filo, appariglia completamente Opal Brown, 1:59.8 il totale, 29.1 gli ultimi quattro. 1:14.9 il riferimento cronometrico per il successo del numero 6 Messegar con Salvatore Negro, mentre per quanto riguarda la seconda moneta il numero 5 Oceano del Rio battezza il numero 7 Opal Brown, pertanto 6:57 l'arrivo ufficioso della seconda corsa vinta da Messegar, la guida al training di Salvatore Negro, i colori della scuderia Castelforte SRL.